La poesia del Novecento comprende moltissimi autori e diverse correnti. Esaminiamo quelle più rilevanti e gli autori che ne sono a capo. Hai mai sentito parlare dei crepuscolari? I poeti crepuscolari, che non danno mai vita a un vero e proprio movimento, sono quelli di cui fa parte Guido Gozzano. Utilizzano un linguaggio semplice e dimesso e mostrano attenzione nei confronti delle piccole cose del quotidiano, di luoghi tristi e desolati e di personaggi dimessi, poco interessanti. Il tema della malattia è spesso dominante, ma in alcuni autori, come Gozzano appunto, non mancano degli elementi di spiccata ironia e autoironia. La prima corrente cui viene associato immediatamente il Novecento è però il futurismo. Sicuramente ne hai sentito parlare. Il futurismo è un movimento poetico nato all'inizio del Novecento. Il suo fondatore è Filippo Tommaso Marinetti, mentre un altro esponente molto importante è Aldo Palazzeschi. Il manifesto futurista esce nel 1909 e ha alcune caratteristiche. La prima, fede assoluta nel futuro e nella civiltà delle macchine. La seconda, affermazione degli ideali della forza, del moto e della vitalità. La terza, propensione a una letteratura libera da tutte le regole, anche quelle grammaticali e ortografiche. Il futurismo ha preso piede anche in campo artistico, sotto forma di avanguardia. I suoi esponenti si riuniscono a Milano, proprio nella casa di Marinetti, e sono nel primo nucleo Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Antonio Santelia, Giacomo Balla e Gino Severini. Anche qui il rifiuto dei miti del passato e la ricerca di velocità e innovazione la fanno da padroni. Ma il futurismo non è l'unico linguaggio nato nel Novecento. Accanto alla poesia futurista si è sviluppata infatti quella ermetica. Eppure l'ermetismo, più che un movimento letterario, è un vero e proprio atteggiamento, assunto principalmente dai poeti. Il termine ermetismo è stato coniato nel 1936 dal critico Francesco Flora, che lo utilizzò in maniera dispregiativa. La poesia ermetica è caratterizzata dall'uso di parole criptiche, misteriose, difficili da comprendere, che rendono la poesia polivalente e interpretabile in diversi modi. Gli esponenti di spicco dell'ermetismo sono principalmente tre: Umberto Saba, Salvatore Quasimodo e Alfonso Gatto. Ungaretti e Montale, che spesso vengono inseriti all'interno di questo filone, non sono propriamente poeti ermetici. Ma mentre Montale ne prende pubblicamente le distanze, Ungaretti in realtà anticipa le tematiche dell'ermetismo, nella sua opera Sentimento del Tempo. Dopo l'ermetismo si sviluppa in Italia un nuovo filone, quello post-ermetico. Il post-ermetismo ha un rapporto più immediato con la realtà. I principali esponenti sono Vittorio Sereni, Franco Fortini, Andrea Zanzotto e Giovanni Giudici. In ultimo, nel Novecento, si sviluppa una linea poetica detta antinovecentesca, che presenta una struttura metrica più tradizionale, una precisione semantica e un allontanamento dagli elementi simbolici. Tra gli esponenti principali di questa tendenza si ricordano Sandro Penna e Giorgio Caproni. Vuoi saperne di più? Cerca altri contenuti su studenti.it.